Antonio Conte. Mi siedo. Okay. Intanto, buonasera e benvenuto. Buonasera. Che Belva si sente? Non nasco Belva, onestamente. Ci diventa. Il sinonimo Belva è bestia feroce, no? Ci divento durante l'infanzia per proteggermi. Da cosa? Ma ti proteggi dalla strada. Ci divento a volte nella vita, proprio quando incontro alcune situazioni. Ecco. E a bordo campo sempre. A bordo campo è, si dice vita tua, è morte tua, vita mia. Quindi anche perché è la partita, una delle due squadre deve soccombere, a meno che non finisca in pareggio. Però sai, a volte il pareggio è proprio una sconfitta, quindi anche col pareggio tu soccombi. Ma c'è un animale che lei sente affine? Il mio segno zodiacale è il leone, mi sento leone. Giuseppe Pastore sul Foglio ha scritto: Conte odia perdere tempo a parlare di qualcosa che non sia il calcio. Facciamo un'eccezione stasera. Ma non è proprio vero, ecco, perché comunque quando non alleno, comunque fuori dal lavoro non mi piace parlare di calcio. Anzi, preferisco proprio parlare d'altro, ma contornarmi anche di persone che non c'entrano proprio niente con il calcio. Ah, ottima premessa, perché lei ha detto: dormo 4-5 ore a notte, forse, sì. E quando dormo penso al calcio, appena apro gli occhi penso al calcio. Per quanto tempo lei durante la giornata riesce a non pensare al calcio? Quanti minuti? Cerco di non pensare quando sono a casa. È inevitabile che poi chi fa l'allenatore si porta, cioè il lavoro te lo porti anche a casa, non consiste solamente quando vai al campo e vedi i ragazzi, ci sono tanti problemi. Lei ha detto: non penso di essere diplomatico. Effettivamente. Sono molto diretto. Odio le persone. I giri di parole. Sì, che ti girano le parole. Comunque mi piacciono molto le persone dirette come a me, perché sia nel bene che nel male. E noi ci contiamo stasera, Ok. È permaloso? Sì, sono permaloso, sì, sono un po' permaloso, sì. Va bene, mi misuro. Lei ha detto: chi prende uno come me sposa un'idea, un progetto, un'ambizione. Lei è come un dogma di fede. Conte si accetta? Accetti il mio modo di essere, tu devi sposare il mio pensiero, la mia idea, il mio modo di vivere. Il pacchetto intero? Sì, che ci sono sicuramente tanti pregi, magari c'è anche qualche difetto, però il difetto è sempre orientato a migliorare la situazione, ecco, degli altri. Allora, visto che mi introduce lei, mi dica subito un suo pregio vero e un suo difetto. Non mi piace mentire. Non mi piace proprio nei rapporti, voglio essere molto schietto, molto, molto diretto. E il difetto invece è un difetto vero, sgradevole? A volte sicuramente posso essere molto, molto impulsivo nel reagire a determinate situazioni. Non controlla tanto le reazioni se c'è il momento? Ma sono sempre reazioni volte a chiarire la situazione. Però parlando di un difettaccio. Che non controllare le reazioni. A volte ecco, non sono paziente. Ecco. Vabbè, io la passo. Va bene. Insomma, speravo peggio. Ma Rino Gattuso di lei ha detto: Conte sembra Al Pacino in ogni maledetta domenica. Le sue parole hanno gasato anche me, che fra l'altro era anche avversario in quel momento. Lei è come Al Pacino in ogni maledetta domenica? No, mi ricordo Rino quando ha detto queste parole, perché fu praticamente quando venne estrapolato un mio discorso alla squadra, senza che io lo sapessi, il primo anno alla Juventus. E io avevo proprio detto ai ragazzi, se dobbiamo perdere, comunque gli altri devono, noi abbiamo modo di dire anche dialettale, buttare il sangue, no? Si dice, ecco, è proprio perché devi fare tanta tanta fatica, altrimenti dobbiamo andare a vincere noi. Gli altri devono buttare il sangue. Molti dicono: grande allenatore, peccato il carattere. Ma di lei Aldo Cazzullo ha scritto: se Conte non avesse quel carattere non sarebbe Conte, la sua esigente ferocia è la sua forza. Lei è un po' feroce? Ma io non è che sono feroce, io sono esigente. Siccome sono molto esigente con me stesso, e allora sono esigente anche con gli altri. C'è un di più in questa sua esigenza?
All'esigenza che ho è... C'è una ferocia? È una ferocia anche perché odio perdere. questo sarà intuito. E questo mi fa diventare a volte feroce, ecco. Lei è stato più volte definito in termini militari, sergente, comandante, generale. C'è qualcosa che le piace di più di comandare nella vita? A me piace essere leader, cioè io penso di essere un leader riconosciuto in tutte le situazioni, in tutte le squadre che vado. Mi riconosco in questa situazione, voglio essere un leader, però... Mi piace, è il suo. Mi piace, penso che comunque sia nato per fare questo. Se dovesse dare un voto ad Antonio Conte calciatore, di media, no? Rispetto a tutta la sua... 8? Sì. Da allenatore immagino... Siamo 8 e mezzo, anche perché comunque mi reputo, avendo 54 anni, abbastanza giovane come allenatore, e penso, ecco, che il resto della carriera mi dia l'opportunità di alzare quel voto e non abbassarlo, spero. Senta, ma cosa le mancava in campo, diciamo, per raggiungere quel livello, il talento che tutti le riconoscono come allenatore, quel voto in più da allenatore, no? Cosa le mancava in campo? Il talento. Il talento, secondo me, da allenatore ho quel talento che magari non... Da calciatore avevo una buona tecnica, non è che ero un giocatore scarso, sì. Però non avevo il talento di Zidane, il talento di Del Piero, il talento di calciatori che rimangono, no, nella storia del calcio. Di lei hanno detto: ossessivo, maniacale, fumantino, solitario. Tutto vero? Mi hanno detto che lei è molto, molto simile a me. Quindi stiamo sulla stessa lunghezza d'onda. Una certa, diciamo, propensione all'ossessività, ecco, forse. Ma io penso che alla fine... è la passione, no? È la passione che ci porta ad essere così ossessivi, così maniacali. Non ci capiscono. È la paura anche di fallire, onestamente. Perché secondo me la paura di fallire poi ti porta veramente a dare il massimo, a tirare fuori le unghie, a farti crescere i denti nei momenti di impatto importante durante le partite o durante le situazioni. È anche solitario? Solitario sì, quando perdo la sconfitta non la vivo bene, preferisco viverla da solo perché so che comunque farei star male anche le persone che mi stanno a fianco. Infatti di lei dicono che sia visceralmente attaccato alla vittoria e che proprio soffra fisicamente quando perde. Sì, è vero, è un... Ma come si sente? Quando perde lei come si sente? Cioè, purtroppo per me è un lutto che mi dura da 36-48 ore. E ecco perché poi cerco di isolarmi, di viverla anche in maniera solitaria, perché so di essere in questa maniera. Ma lei fisicamente proprio come si sente? Mi sento male, mi sento male, però ripeto, la prima cosa io vado a vedere, sì, solitario, però voglio capire il perché. Quindi si rivede la partita? Sì, e lì divento...